Buonasera a tutti, siamo qui con... Non parlo con te. Siamo qui col grande campione e adesso ci racconterà qualcosa di veramente bello della squadra di... Te la ricordi quella squadra? Sarti, Buni, Cipacchetti, Bedin, Guarneri... C'eri anche tu? Forse entravo al secondo tempo. Ecco. Quindi la staffetta è nata... Non la facevo gol. Ah, ecco, bravo. Sì, Sandro, no, io vorrei che tu ci raccontassi invece quando venne Boniperti a farti passare nella Juventus. E cosa successe quel giorno? Ma era un giorno particolare, io ero un po' in difficoltà con i dirigenti dell'Inter, eccetera, eccetera. Si vede che loro avevano saputo che i direttini sono furbi. E allora salutai bene perché era il campo dove ci allenavamo, tra l'altro. Sai, venire lì era anche pericoloso perché se c'era un tifoso che mi riconosceva, gli menava. Insomma, che alla fine, ma prima ho parlato di mio papà. Suo papà il più grande, doveva venire da noi, poi non aveva potuto venire. E quella roba lì mi aveva già fatto fare un po' di. Ma forse. Poi dopo quando mi hanno detto sì però sai la Juve, no non posso venire, ma come non puoi? Sai quanti soldi ti diamo? No, non me lo dire neanche perché tanto non vengo. E mi ricordo che se andavo un po' poi andò via e non li vidi mai più. Perché la Juventus allora comprava tutto e tutti praticamente, no? Ma il più bello è stato quando sono andato a casa. E mia mamma non sapeva bene cosa era successo, mi aveva visto molto nervoso andare all'allenamento, tutto tardi, eccetera, no? E non parlavo, io ero uno che mangiava tanto, mi sedevo e mangiavo, mi siedo, comincio a mangiare e lei si mette dietro e fa, allora te mi dici no, se è successo, e io mamma non posso dirti, sai queste cose, come queste cose mi devi dire, cosa vuoi fare, dove vai? No, non vado da nessuno. Ah, vabbè, ma ti davano soldi? E io gli dico quello che mi davano. Ma te sei sicuro? Ma che amico è da tuo padre, riuscite, è da dire, non è possibile. Te sbagliato, tu dentro vado a mandare. Sai, erano altri tempi, no? Ma ti sta che poi alla fine, niente, non ho dormito tutta notte quella cosa. Posso fare una domanda io, Sandro? Sì. È vero che tuo fratello Valentino era più bravo di te? Fratello si chiamava Ferruccio. Ferruccio. Tecnicamente era più bravo, sapeva più dribblare, così. Io ero più... Funambolo. Ecco. Eh? È vero. Però era un fenomeno. Ma sei stato il più grande per noi. No, c'ho una domanda posso fare? Come no? Allora, intanto devo raccontare questa... Questa storia. Niente. Tu vuoi sedere? No. Devo fare una cosa. Ah. Devo prendere la bandiera. Ah, sì. Allora io quando ero piccolo il mio idolo era Sandro Mazzola. Certo. Andavo a tagliare i capelli in un... in un barbiere dove era un covo di Juventini e loro lo sapevano, no? Si facevano l'occhiolino fra di loro e quando mentre mi tagliavo i capelli diceva ma avete visto domenica Mazzola, che schifo, ha giocato malissimo. E allora io mi incazzavo talmente tanto che mi toglievo l'asciugamano, il coso e me ne andavo. Insomma, loro ridevano da matti perché... Gli toccavano il mito. Che mi toccavano il mio mito. Per dirti quanto sono legato a Sandro Mazzola. La cosa che mi sono sempre chiesto, che tu eri un attaccante formidabile, secondo me eri fortissimo. Secondo me, secondo insomma tutti. Perché poi a un certo punto sei un po'... Arretrato al centrocampo, che perché cose che io ti... avevo sempre avuto la voglia di fare un po' come giocava mio papà, no? Però non me lo facevano fare perché non avevo il fisico per qualche cosa, no? Però alla fine io mi sono dato il coglione e ho detto io adesso guardo indietro e voglio fare come mio padre. Infatti dopo quando per caso facevo un'azione buona partendo da metà campo, non andavo a fondo campo, andavo, hai visto allora? Mi fai giocare? Ero un po' Sandro, perché Valcareggi faceva giocare prima te il primo tempo e Rivera il secondo? Perché? Io ero il titolare, Rivera era il mio riserva. Bravo!
E quindi hai fatto il centrocampista perché per... Ma sai che è bello che anche noi due, io e Rivera, parlavamo, no? Noi, non avevamo capito perché sta cosa. Ma si provi una volta a metterci tutti e due assieme un tempo, no? Questo è stato un grave errore. Sì. È stato un grave errore perché avremmo visto... Sai, noi non sapevamo tanto difendere. Centrocampista che anche diceva c'ero io, mettevo un altro centrocampista che difendeva due cose, entrava di Nera e lui certo. C'era Pesisti in nazionale, no? che era Picchio. Ok, dai, chiedete se la posso chiamare. Sandro, noi ti ringraziamo per l'ospitalità che ci hai dato. Noi siamo tutti interisti. No, sicuro? Ti ho visto la maglia rossa. No, ti racconto una cosa che te l'ho già raccontata quando abbiamo fatto il collegamento l'altra volta con te. Quando c'era da aprire l'Interclub nel nostro paese, che è vicino a Brindisi, paese di 27.000 abitanti, e bisognava dare il nome al club, tutti senza esitazione dissero Sandro Mazzola. Ah, sì, 40 anni fa, ecco perché noi ti aspettiamo a Mesagno. È bella questa, quindi boia. Tutti Sandro Mazzola, non c'è uno che disse Giuliano Sacchi. Che bisogna organizzarci. Bisogna organizzarci. Dai. Grazie ancora Sandro. Grazie a voi. E grazie anche a Carmelo Cappellini, perché è lui che ci ha dato... Cappellini come Cappellini? Lui si chiama Cappellini. Come Cappellini? Come Cappellini. Come Cappellini. Parente? No, non è parente. È il soprannome. Era... come soprannome? Sì, perché il papà era giovane Cappellini. No, lui era un fan di Cappellini, fan, oltre che... E quindi può chiamare quel figlio Cappellini. Però poi quando ti fece le fotografie col figlio in mano, gli mancava il rullino nel... No! Va bene, grande Cappellini comunque, dai.